Buongiorno e benvenuti in questo mio nuovo video. In questo video e nei prossimi video vedremo le domande e le risposte della prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami al numero 235 posti di profilo amministrativo nell'area C livello economico C1 con contratto a tempo indeterminato. Quiz di esercitazione per la prova scritta. Vedremo le domande e le risposte del programma della prova scritta che sono contratti pubblici, diritto amministrativo, diritto civile e pubblico impiego. Iniziamo con questo video a vedere le prime 15 domande e risposte degli argomenti dei contratti pubblici. Allora, prima domanda. A chi affida il codice dei contratti pubblici il compito di formulare proposte e fornire dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione dei contratti pubblici di servizi e di forniture? La risposta corretta da selezionare è al responsabile unico del procedimento. A norma, seconda domanda. A norma del decreto legislativo 50/2016, generalmente entro quanti giorni dalla loro trasmissione vengono pubblicati gli avvisi di bandi di gara? La risposta corretta da selezionare è entro 5 giorni. Domanda 3. A norma della legge 50/2016, chi garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione e degli avvisi di indizione di gara istituiscono un sistema dinamico di acquisizione? La risposta corretta è l'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea. Domanda 4. A norma del codice degli appalti, quali dei seguenti documenti è parte integrante del contratto d'appalto di esecuzione di opere pubbliche, decreto legislativo 50/2016? La risposta da selezionare è la notifica preliminare. Domanda 5. A norma del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni, i costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento? La risposta da selezionare è sì. La risposta che contiene sì. Domanda numero 6. A norma del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è tenuto a costituire? La risposta corretta è una garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale. Domanda numero 7. A norma del codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto sono denominate? La risposta da selezionare è procedure negoziate. Domanda numero 8. A norma del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni, le stazioni appaltanti dividono gli elementi essenziali del contratto? La risposta corretta da selezionare è prima dell'avvio delle procedure di affidamento. Domanda numero 9. A norma del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni, l'operatore economico che ha presentato un'offerta assume la denominazione di? La risposta corretta è offerente. Domanda numero 10. A norma del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni, per operatore economico si intende, la risposta esatta è una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, un'associazione
compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico GIE, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Domanda numero 11. A norma del decreto legislativo 163 2006 e successive modificazioni, gli oneri inerenti alla progettazione e alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, la risposta da selezionare è: fanno capo agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. Domanda numero 12. A norma del decreto legislativo 163 2006 e successive modificazioni, il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici delle concessioni di lavoro o servizi pubblici è basato. La risposta da selezionare, quella corretta, è sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto. Domanda numero 13. A norma del decreto legislativo 163 2006 e successive modificazioni, il contratto, la risposta corretta da selezionare è: può essere stipulato mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale erogante dell'amministrazione giudicatrice, ovvero mediante scrittura privata. Domanda numero 14. A norma del decreto legislativo 163 2006 e successive modificazioni, quanto è consentito alle stazioni appaltanti utilizzare l'istituto del dialogo competitivo? La risposta corretta da selezionare è: nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto. Domanda numero 15. A norma del decreto legislativo 163 2006 successive modificazioni, tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture devono contenere una clausola di. La risposta corretta è di revisione periodica del prezzo. Bene, questo video termina qui. Nel prossimo video vedremo altre domande per il concorso pubblico ACI. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi.